Abbiamo sicuramente parecchio da lavorare. C'è una guerra per i terreni del Klondike e abbiamo trovato qualche intoppo. A Indian River, il capo di 26 anni, Parker Schnabel, ha deciso di giocarsi la stagione su un terreno che potrebbe contenere almeno 250 kg d'oro. Stiamo lavorando al nuovo scavo da un po' di tempo ormai, forse 2 settimane. Ma arrivare al materiale aurifero è un'impresa costosa. Parker ha già speso più di $700.000 e non ha ancora raggiunto l'oro. Sì, dobbiamo cominciare a lavare al più presto. E l'unico terreno quasi pronto è intorno all'airstrip. A 1,5 km da Mud Mountain, Parker ha ancora 9 ettari dell'airstrip cut rimasti da scavare della scorsa stagione. Ma aprire un nuovo scavo vorrebbe dire dirottare risorse da Mud Mountain, compreso l'addetto all'impianto Tyson Lee. Ehi, sono contento dei progressi che stai facendo quest'anno. Sarà una stagione molto intensa. E abbiamo bisogno di gente esperta dopo la partenza di Brennan. Ma sì, spero che tu saprai farti valere. Sì, certo. Bene, secondo me dobbiamo cominciare a lavare qualcosa, perciò voglio riavviare Luciforo al più presto. Quindi dovresti lasciare questo scavo. E forse l'unico terreno che è più o meno pronto da lavare è quello dell'airstrip. Sì, probabile. Però il problema è che dovrai prendere altre persone, perché gli esperti devono restare qui. Anche Mitch. Non posso portare almeno lui. Per il momento non direi. Dovrai cominciare da solo laggiù. Sistema l'impianto in posizione e organizza tutto quanto addestrando qualcun altro. D'accordo, ci proverò. Bene, vai subito lì. Puoi prendere un paio di queste macchine. Grazie. Figurati. Parker mi ha appena detto di lasciare Mud Mountain e di preparare l'airstrip e sono contento perché odio questo fango. Il problema è che dovrò lavorare con dei novellini e non sarà semplice. Ancora a corto di oro, l'intera operazione di Parker... Forza, andiamo! ...dipende da un inesperto addetto all'impianto e 2 operatori principianti, Evan Kurtz e Justin Fraser. Fino ad oggi ho visto oro soltanto nelle vetrine. Quindi, qual è il freno? Sto cercando il posto migliore dove mettere il luciforo per lavare il materiale dell'airstrip. Forse l'ho trovato. Adesso spiegherò il piano ai ragazzi e poi cominceremo. Come prima cosa, bisogna costruire un terrapieno per l'impianto. Cercate di stare appena più lontani durante il carico, grazie. Tyson manovra un escavatore 480 e carica i camion di Evan e Justin con materiale di scarto che va accatastato e livellato prima di posizionare l'impianto. Questa è la prima volta che faccio un lavoro del genere, quindi seguirò le indicazioni di Tyson alla lettera, altrimenti non saprei dove mettere le mani. Questa roba è tutta da buttare. C'è troppo fango qui. Non voglio metterlo sotto l'impianto. Sì, hanno messo noi novellini a sistemare l'impianto di lavaggio. E sono sicuro che alla fine faremo un ottimo lavoro. E tornerà utile a tutta la squadra. Sta andando molto bene finora, nonostante queste c***o di buche. Oh, me... Ma che c***o hai combinato, Justin? Quello stronzo mi ha preso. Il capo non la prenderà bene. Non so se riuscirà a ripararlo.
Ehi, Justin, Evan, che cazzo è successo? Dovete andarci piano. Non possiamo permetterci passi falsi adesso. Abbiamo già speso un milione per scavare a Mad Mountain. Ora dobbiamo cominciare a lavare. E deve andare tutto liscio come l'olio. Stiamo spostando tantissimo materiale e siamo tutti al lavoro. È davvero un'ottima notizia. Ci facciamo il c***o tutto il giorno. Vogliamo quel c***o di oro. Dopo due giorni, Evan e Justin hanno accumulato materiale a sufficienza e l'addetta alla ruspa, Tatiana Costa, può costruire il terrapieno per l'impianto. Manca ancora un po' per finire, ma sta andando bene. Siamo sul rettilineo finale, è l'ultimo passo. E poi l'impianto sarà un po' la ciliegina sulla torta. Il caposquadra, Mitch Blansky, controlla il lavoro di Tyson prima di portare Luciforo in posizione. Tyson ha fatto un buon lavoro, ha preso gli scarti e li ha ammucchiati bene. Tra non molto inizieremo a lavare e a prendere l'oro. Siamo arrivati in anticipo e abbiamo già trovato l'oro. Sarebbe un ottimo inizio per chiunque quassù. Sulle montagne sopra Kino, Rick Ness è a buon punto. In appena due settimane ha già estratto più di 2 chili d'oro. Abbiamo cominciato a lavare da subito. E non siamo ancora al completo per ora. Quest'anno si è posto l'obiettivo di 60 kg, il doppio di quello dell'anno scorso. Ma è a corto di personale per raggiungerlo. Per raddoppiare il bottino finale dobbiamo assumere qualcun altro e prendere delle macchine più grandi. Andando avanti così e aggiungendo personale con i mezzi a tutta, saremo a cavallo. Questo mio primo anno con Rick, mi piacerebbe che facesse la sua miglior stagione. Brennan Ruolt si è unito a Rick dopo aver lasciato la squadra di Parker. Lavora col vecchio amico di Rick, Chris Cruz, che trasporta il materiale all'impianto.